Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a vedere come scaricare Fortnite per PC in modo totalmente gratuito. Quindi ragazzi, seguitemi subito in questa piccolissima guida. Vai con la sigla. Se è la prima volta che passate qui nel mio canale, considerate l'idea di iscrivervi e attivare la campanellina, così potrete seguire tutti quanti i miei prossimi video, ok? Lasciate un bel like se questo video vi sarà utile. Vai con il video! Ok ragazzi, eccoci qui, questa qui è la pagina di Fortnite per andare a scaricare Fortnite, e vi metterò come sempre il link, questo link qui in descrizione. Ok, per scaricarlo basterà andare a cliccare qui su download. Ok, qui abbiamo una schermata di registrazione. Si può andare a fare la registrazione del portale oppure andare a fare l'accesso con Facebook o con Google. Io in questo caso lo farò con Google. Ok, andiamo a selezionare il nostro profilo e siamo dentro. Ok, perfetto. Partirà già in automatico il download del file di installazione, l'eseguibile. Ok, se non dovesse partire potrete comunque andare a scaricare o la versione per Windows o per Mac in base al vostro sistema operativo. Ok, in questo caso andiamo ad aprire l'installazione, andiamo su esegui. Io adesso non lo farò perché già l'ho installata e quindi basterà quindi fare la procedura di installazione ed avviare il launcher che si chiama Epic Games, che sarà presente poi sul vostro desktop. Se appunto vi installerà questo launcher, e basterà aprirlo per avere appunto la schermata di gioco. Ok, ecco qui l'aggiornamento quasi completato, aspettiamo l'aggiornamento infinito. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo arrivati, vediamo. Ok, qui bisogna fare un piccolo accesso, anzi bisogna fare l'accesso, quello che abbiamo fatto prima, quindi se siete entrati con Google rifate la stessa cosa. Se avete creato un account invece inserite le vostre credenziali. Io adesso inserisco qui delle credenziali perché avevo già creato un accesso in precedenza, prima di accedere con Google. Ok, andrò ad inserire la mail e la password. Ok, una volta aver inserito la password, cliccherò su Sign In. Ok, siamo dentro, forse ci sono altri aggiornamenti, sì, ecco, ci sono altri aggiornamenti, perfetto. Quindi attendiamo anche questi aggiornamenti, 3,4 giga, taglierò un pochino ragazzi, così vi risparmierò questa agonia. Ok, ecco ragazzi, ci siamo, abbiamo finito gli aggiornamenti, clicchiamo su Avvia per far partire il gioco. Esecuzione in corso, attendiamo un attimo. Ok, ora attendiamo il caricamento. Ok, eccoci qui, siamo dentro al menu, clicchiamo su conferma. Ok, andiamo a cliccare su battaglia reale per poter fare un PvP con 100 giocatori, altrimenti andiamo a salvare il mondo, faremo battaglia reale, via, si parte. Ok, andiamo a fare chiudi, le notizie, ecco qui il nostro personaggio livello 2, un po' scarsini. Ok, gioca, si parte. Scarsini perché è l'accesso di mio fratello, quindi in attesa del server. Ci metterà forse una vita per trovare una partita, forse no, forse sì. Andiamo a fare questa bella partita e via. Vi farò vedere un po' come funziona il gioco. È la prima volta che Davide vi fa vedere come funziona un gioco, eh? Era ora, dite. Sta ancora caricando, ancora caricamenti su caricamenti. Scarica e carico, scegli un punto di atterraggio. Ok ragazzi, ci siamo. Adesso chiudo, basta. Perché stavo scherzando. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Noi ci vediamo a breve con tantissimi altri video. Ciao ragazzi.